Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Come ben sapete, il 3 di ottobre Matteo Salvini sarà davanti al GUP a Catania, giudice udienze preliminari, che dovrà decidere se aprire il processo o archiviare il tutto, come era già stato chiesto dalla Procura della Repubblica di Catania. E poi alcuni giudici appartenenti a Democrazia, cioè a una corrente di sinistra, hanno chiesto poi l'incriminazione di Matteo Salvini, il processo, il Senato glielo ha concessa l'autorizzazione a procedere proprio perché Salvini ha chiesto di essere processato. La corrente si chiama Magistratura Democratica. E quindi erroneamente molti dicono il 3 processo a Salvini, il 3 ottobre no, in realtà è un'udienza preliminare, non è il processo a Salvini il 3 di ottobre. Il processo ufficialmente ancora non si è aperto. C'è quest'ultimo passaggio, ma potrebbe esserci un'improvvisa archiviazione. Non sappiamo chi sarà il giudice, che cosa penserà, ma ci sono 3 giorni di manifestazione della Lega, organizzato l'1, il 2 e il 3 ottobre, una 3 giorni intitolata Gli italiani scelgono la libertà, in cui i principali esponenti del partito e personalità del mondo culturale, giornalistico, imprenditoriale si confronteranno su vari temi, sempre inerenti alla questione della libertà. Ci sono dei convegni durante questi 3 giorni, come spiega l'assessore ai beni culturali e identità della Regione Sicilia, Alberto Samonà. Dice una grande iniziativa in cui si parlerà di cultura, di energia, di infrastrutture, di turismo, di giovani, di pesca e agricoltura, di ambiente, di immigrazione, di economia, di lavoro e di buon governo. Mentre da un lato ci saranno gli urlatori di professione dei centri sociali, per 3 giorni la Lega dibatterà su alcuni fra i principali temi che intendiamo porre al centro del dibattito politico. Proprio cosa sta dicendo l'assessore ai beni culturali della Regione Sicilia, Alberto Samonà? Da un lato ci saranno gli urlatori di professione. Chi saranno gli urlatori di professione? Certo, in parallelo all'evento organizzato dalla Lega, la situazione si preannuncia preoccupante. Sì, possiamo dire preoccupante. Si stanno organizzando una rete di contestatori, di odiatori, una rete che si chiama Mai con Salvini, Mai con Salvini, che promette una mobilitazione totale. Quindi a Catania ci saranno persone pacifiche della Lega che saranno lì per stare vicino al loro leader, che sarà ascoltato dal GUP, mentre fuori ci saranno persone con dibattiti, dei convegni, interverrà Giorgetti, Gianfranco Miccichè sul tema di libertà, autonomia regionale, si parlerà di libertà e sviluppo economico con vari ospiti, tra cui il senatore Alberto Bagnai e Annibale Chiriaco, già vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria e responsabile regionale delle CSPI. Si parlerà di Covid-19 e come titolo Le verità nascoste sull'emergenza. E poi ci sarà Maria Giovanna Maglie e Matteo Salvini che chiuderà la 3 giorni con un convegno sabato 3 ottobre al porto di Catania. Come spiega Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, dice: i momenti di confronto sono sempre avvenuti nella Lega, nei territori in cui è presente da più tempo. È un segnale importante che avvenga a Catania in concomitanza con l'ingiusto processo a Salvini, che ci porta a sottolineare l'attualità dei valori di libertà. Sarà un evento, dice, di testimonianza e vicinanza a Matteo Salvini da parte del partito, dei militanti e del mondo sovranista e conservatore. Matteo Salvini ha invitato tutti i politici della Lega, non solo i parlamentari intesi come deputati e senatori, ma ha invitato tutti i politici italiani della Lega, che possono essere sindaci, possono essere assessori comunali, regionali,
E non si sa quante persone realmente si presenteranno perché la Sicilia non è proprio vicina, c'è il traghetto, la traversata. Probabilmente ci saranno diverse persone che arriveranno da tutta Italia, ma principalmente si riuniranno a Catania, credo, i sostenitori della Lega siciliana in primis. Ma il problema sarà proprio che si riuniranno anche, chiamiamoli, dei disturbatori di convegni, cioè persone che andranno a disturbare i convegni dove non c'è Salvini, dove ci sono persone che parlano di vari temi sulla libertà, andranno, credo, a disturbare, vedremo quello che succederà, credo ci sarà anche una discreta mobilitazione delle forze dell'ordine perché è comunque imprevedibile quello che potrà o che può succedere in quella 3 giorni. Sicuramente i contestatori faranno, magari andranno fuori dal tribunale a urlare, a gridare, a inveire contro Matteo Salvini. Probabilmente sì. Però, come vi dicevo, Matteo Salvini potrebbe uscirne contento perché il processo viene cancellato dal GUP. O con la convinzione che dovrà presentarsi a un processo in stile berlusconiano che andrà avanti all'infinito, gli appelli, i controappelli, la Cassazione, i rinvii, eccetera, eccetera. Beh, io credo che per il bene della Repubblica Italiana, delle istituzioni, non debba aprirsi un processo, perché come dicevamo in altri video, è un processo a un ministro della Repubblica Italiana. Lasciamo perdere Salvini Lega. La magistratura vuole processare un ministro eletto della Repubblica Italiana. È un gravissimo, secondo me, precedente. Certo che la magistratura può processare un ministro, ma non è mai successo nella storia della Repubblica Italiana. E soprattutto su un qualcosa che non c'è, su un sequestro di persona che non esiste, su un abuso di potere d'ufficio che non esiste. Naturalmente, se dovesse essere colpevole Salvini, sarebbe colpevole l'intero governo. L'intero governo, Conte e i ministri che c'erano, dei 5 Stelle e della Lega anche, ovviamente. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate gli stessi video presenti su YouTube, siamo anche nel canale Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.